Fantascientificast presenta Talking Trek. Prendiamo la DeLorean, ma arriviamo in una base spaziale la più vicina, perché dobbiamo prendere un'astronave. Adesso diciamo passiamo nella galassia di Star Trek. Innanzitutto in questa circostanza il nostro incontro sancisce la collaborazione con un gruppo di ragazzi altamente competenti e appassionati del tema Star Trek, che si chiama che si sono fusi, hanno fuso le loro attività che ognuno di loro avevano per riguardo Star Trek, creando Talking Trek, un programma di podcast. E a nostro avviso è lo spazio più completo di approfondimento e news in ambito Star Trek, e adesso in quest'ultimo periodo di Star Trek Discovery, perché si parla di Star Trek Discovery. Noi facciamo un saluto ai fondatori. Non lo so fare. Adesso questo lo devo chiedere in diretta. Non lo so fare, ci devo pensare. Però l'hai fatto, sei stato bravo. Un saluto ai fondatori Miles, Max, Sofia e Jared. Ciao ragazzi. Io su Star Trek ho un'ambasciata. Loro mi hanno chiesto di farti delle domande. Sono delle domande, brevi domande, però delle curiosità. Sono pronto, esatto, dimmi esatto. Tutto, allora, sono pronto. La signora Longhieri. Innanzitutto, prima delle domande, Star Trek, tu lo conoscevi? Ma certo. Lo amavi? Era un'altra delle cose che Bravo. Vedevo, anche se tarda. In Italia arrivò fine anni 70 su Telemonte Carlo e mi divorai tutte le serie. Sogno della vita doppiare Star Trek a un certo punto, poi accidenti se l'ho fatto, ho doppiato, credo di essere l'attore, sicuramente non credo, l'attore e doppiatore più presente in tutte le serie di Star Trek e negli ultimi film ho fatto praticamente tutto. Dopo Next Generation non c'è stato Star Trek in cui non ho partecipato come protagonista. Perfetto, allora cominciamo a citare magari le tue partecipazioni, partendo da Spock da Voyager con Nog in Deep Space Nine, Voyager Kim, il Harry Kim, poi in Star Trek quello non mi ricordo Enterprise. Come si chiama Enterprise, facevo, non mi ricordo come si chiama, tarca miseria, vabbè, quello nero, l'unico di colore della plancia, adesso ci verrà in mente. Dopodiché ho vinto il provino su un attore che già doppiavo, Zachary Quinto, per fare i film di J.J. Abrams o chi per lui ultimamente, esatto, il reboot di Star Trek, e poi mi ha chiamato Marco Mete per doppiare Discovery. Quindi praticamente io sto in tutti, esatto, gli Star Trek dal 93, mi sembra, che Deep Space Nine a oggi. Ecco, che poi Zachary Quinto tu lo seguivi, o comunque lo doppi anche per, l'hai doppiato anche per Heroes. L'ho doppiato in Heroes, l'ho doppiato in diversi film, lo sto doppiando adesso in Nosferatu, che è una nuova serie che andrà su... credo Amazon, ma non ne sono sicuro, non sono sicuro di dove andrà, però mi sembra non Netflix, è una nuova serie, ho iniziato il doppiaggio la settimana scorsa, stranissima serie, particolarissima, lui bravissimo, tra l'altro bella difficile perché lui va avanti e indietro con l'età, diventa molto vecchio, ma molto vecchio, e poi torna a essere lui nell'età sua, quindi con Stefano Mondini che fa la direzione ci stiamo creando una bella caratterizzazione e ci dobbiamo ricordare, ah, questa è la versione vecchia, questa è la molto vecchia, questa è la vecchissima, perché ci sono dei momenti in cui è decrepito veramente, anche lui è stato molto bravo a portare avanti dei difetti di fonazione evidenti che stiamo cercando di ricreare. Quindi bravi anche voi. Le domande che ci hanno chiesto di farti partono riguardo la tempistica, cioè come sono stati
I tempi di doppiaggio di Star Trek Discovery? Tranquillissimi. Non c'è, cioè, in quanto tempo veniva doppiato un episodio? Adesso non lo so, perché io, come sapete, ultimamente si fanno colonne separate. Diciamo, spieghiamo. Poi aspetta, in Star Trek Discovery no, non si facevano le colonne separate. Però delle semi colonne separate. Diciamo, se colonna separata, spieghiamo per chi non lo sa. A volte sono da solo al leggio, completamente da solo, senza nessuno. In questi casi c'era qualcuno insieme a me, di solito Marco Vivio, che doppia Pike, non ti so dire esattamente in quanti turni si doppiasse un episodio. Esatto, ok, vabbè, questo lo posso immaginare. Vi hanno dato comunque il committente, vi ha dato comunque un tempo per, cioè, prima della messa in onda, avevate un timing, cioè un... è stato commissionato il doppiaggio? Allora, noi abbiamo lavorato sui preliminari. Parliamo di schermi verdi, di cavi, di tutte queste cose qua, preliminari, molto preliminari a volte, e in bianco e nero. E dopodiché arrivava la copia finale e a volte c'erano da fare dei ritocchi. Questi ritocchi sulla copia finale a volte venivano fatti molto a ridosso della messa in onda, nel senso 3 giorni prima della messa in onda o della pubblicazione su Netflix, come la volete chiamare. Sì. Però poi tutto il doppiaggio di Star Trek è pianificato dalla cast molto bene, con molto anticipo, con tranquillità e serenità. Questo ci fa piacere. Come avviene il processo di traduzione e adattamento dei dialoghi? In generale? Sì. Di Star Trek non lo so, io ho adattato 2 episodi, credo, di... Maggiormente di Discovery, magari. Credo di Deep Space Nine, forse ho adattato 2 episodi, ma di questo non mi ricordo assolutamente nulla, veramente sono passati troppo anni. Altro scoop? Ma 2, non mi ricordo neanche il titolo. Arriva il copione originale, arriva il video, viene commissionato il doppiaggio a un dialoghista che si fa tradurre se non è capace o se sa la lingua. Dal russo ti fai tradurre tutto, ovviamente. Ti fai tradurre, dopodiché c'è la trasposizione, dovrebbe esserci la trasposizione linguistica, cioè fare in modo che quello che è stato scritto per un pubblico di un'altra lingua, prendiamo anglofono, sia esattamente riconducibile al modo di parlare di noi italiani. Quindi deve essere fatta una trasposizione per cui quello che è stato scritto venga capito con l'immediatezza di come è stato scritto, che l'immediatezza delle battute, il botta e risposta, sia giusto per la lingua di arrivo e non quello della lingua di destinazione. Insomma, viene fatta la trasposizione linguistica, trasposto un metatesto, cioè fatto di audio e di video, viene trasposto in un'altra lingua. Questa è un'operazione molto complicata. Oggi molti committenti, soprattutto chi fa streaming e ha la possibilità di cambiare le lingue, chiede che ci sia una traduzione molto simile all'originale, perché per tanti motivi. Uno stupido, che secondo me è stupido, se qualcuno di voi che fa queste cose mi sta guardando, peggio per te, non so che cosa dirti. Che fanno i sottotitoli, fanno tradurre i sottotitoli a qualcuno e poi fanno il doppiaggio con un'altra società, e quindi quando vai ad accendere i sottotitoli, quello che c'è scritto non è quello che viene detto in italiano. Allora, per essere più vicini ai sottotitoli che fanno tradurre prima, ci dicono di essere più fedeli all'originale. Fedeli all'originale snatura il dialogo, perché il dialogo ha bisogno di una trasposizione linguistica. Come ho detto prima, tutti i riferimenti devono essere chiari, esattamente come sono stati scritti per il... Ma non devono essere chiari a te che conosci l'universo americano. Devono essere chiari alla casalinga di Voghera, che sta girando il sugo e che ascolta una cosa e che gli arriva all'orecchio con la stessa facilità con cui arriva allo spettatore, alla casalinga di Detroit. È logico. Ha un senso. Sì, e questo è l'adattamento. Comunque poi si fa l'adattamento sul labiale, le lunghezze, deve rispettare le lunghezze, è un bel lavoro quello del dialoghista, si fa a casa con una copia del video, ovviamente si provano le battute doppiandole, quindi vedendo se mentre parli quello che vedi si adatta ai movimenti della bocca e ha un risultato soddisfacente, e dopodiché si consegna e si va in sala con quel dialogo. Bellissimo, questa è una vera catena di montaggio di ruoli che poi si come in tutto il cinema, certo, perché poi anche il labiale, non solo la trasposizione logica e a livello in termini di senso compiuto, ma anche come
come musica si dice metrica, nel senso, cioè anche come labiale che centri la parola, che guarda, in tedesco faccio presente, ci sono gli assistenti, le assistenti al doppiaggio che sono un ruolo importantissimo all'interno del doppiaggio, speriamo, certo, che non scompaiano come tanti vogliono fare. Loro sono maghi, sono professionisti del sync, quindi sanno vedere il ritmo della battuta, mm-hmm, sanno vedere se il labiale è se il movimento labiale, il sincronismo labiale è accettabile per simulare che stia parlando in italiano quell'attore, che quella battuta sia, sembri in italiano. Come dico sempre io, il miglior complimento che mi possono fare, sono andato al cinema e non mi sono accorto che il film era doppiato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè sparire completamente, sì, a servizio del film. Sì, esatto, voci nell'ombra, nel senso, ed è per questo che siamo qua, per farvi passare dall'ombra alla carne e ossa. Chissà perché... se è un bene, chissà se è un bene. No, è un bene, è un perché bene. Perché poi voi quando andate al cinema sognate con le, no, voci, e non dovete pensare che ci sto io, no, dietro. No, io adesso quando ci siamo sentiti al telefono, il nostro Gianfranco, il nostro cameraman, che salutiamo, mi sembrava di stare al telefono con Saru. Vabbè, e è per forza. In diretta con la Discovery, quindi sì, guardavo in alto. fantastico. Aneddoti dietro le quinte nel doppiaggio di Discovery, quando magari non ti è capitato che non eri in colonna separata, cioè quando magari eri una collega, no, collega. Di cose all'eggio, no, molte volte mi giro al direttore e dico scusa, ecco, molto carina sta scena, che vuol dire, perché sto facendo queste cose, e lui mi dice non ti preoccupare, falla, che la stai facendo bene, se ti spiego ti devo partire dalle calende greche, ti devo spiegare tutto quanto, quindi a volte siamo semplicemente incoscienti, andiamo sulla battuta, sul senso della battuta, che il direttore sa che va bene, se ci deve chiedere qualcosa in più ce la chiede, ovviamente non, certo, sta lì a lesinare richieste, quindi non sappiamo nulla. L'unica cosa è quando mi sono trovato davanti a una scena in un esterno con i provvisori, e a un certo punto il mio, non so se era malconcio o qualcos'altro, si gira e fa guardate, si vede l'inquadratura con un tuta bianca, e io mi sono girato al direttore e ho detto guardate cosa, che cosa devo guardare, quello fa che ne so, è bianca pure per me, poi lo sapremo quando arriverà il definitivo. Fantastico. E quindi abbiamo dovuto attenerci al suono che sentivamo nell'originale, perché non ho potuto coinvolgermi con un impatto visivo guardando qualche cosa, e quindi andavo semplicemente con lui. Meraviglioso. Da qui leggo, magari c'è stato un momento particolare particolarmente simpatico durante il doppiaggio di Saru, questo lo leggo alla domanda sugli aneddoti, un momento in cui ti sei particolarmente divertito. Non mi ricordo. Sì, ma sono tante, cioè adesso non c'è un aneddoto particolare, magari c'è pure stato qualche cosa che siamo scoppiati a ridere per qualche cosa che è successa, però non mi ricordo sinceramente. No, vabbè, cosa pensi, magari a questo punto questo te lo posso chiedere, cosa pensi del personaggio di Saru? Bel personaggio, come abbiamo detto, l'abbiamo trattato un po' Data, un po' Spock, incrociando, questo è stato il consiglio che mi ha dato Marco Mete quando abbiamo cominciato, poi ovviamente si va con lui, sì. Però diciamo, se vuoi un ambito mentale nel quale cimentarti, nel quale aggrapparti, visto che tra l'altro è una serie che conosco molto bene, o che almeno ci ho lavorato sopra molto tempo, mi ha dato questo suggerimento. Poi lui è simpatico, secondo me, sto sellerone alto, sì, con i piedi assurdi su Saru e 7 ore di trucco per andare a fare un ciak anche per dire buongiorno, mamma mia, sì. Esatto. Ora Doug Jones. Per quanto riguarda, avendo doppiato Spock nei film dell'universo Kelvin, quindi con Zachary Quinto, ti sei trovato a dare dei consigli a David Chevalier? Non l'ho mai incrociato un turno. Il doppiatore di Spock e Ethan. Non l'ho mai incrociato un turno. Neanche incrociati andando via dal turno. Perfetto. Sono contento, perché poi l'universo Spock ha diverse persone, sì, da Vittorio Di Prima a tanti che l'hanno doppiato. Insomma, mi fa piacere che anche lui abbia fatto. E tra l'altro l'ha fatto benissimo. Mi è piaciuto molto come l'ha fatto. Sì, sì, e anche a noi. Infatti, facciamo i nostri complimenti. Allora, qui andiamo su Saru,
perché c'è una anche una domanda che mi tocca anche particolarmente, perché io sono molto attratto dalla parte psicologica e di Star Trek. In che modo, se hai cambiato modo di doppiare Saru dopo la sua evoluzione da pauroso a coraggioso, perché comunque ricordiamo che dopo che i gangli sono stati tagliati, che io non ho mai visto, perché io avevo i provvisori, attenzione, io i gangli non l'ho mai visti nel doppiaggio. Okay. Non c'erano, cioè, non c'erano, manco uno. Cioè, lui si toccava e dice: qua li metteranno i gangli. C'era scritto sotto. Ecco, perfetto. Cioè, sì, non c'era. Vedevate. Vediamo i provvisori. No, poi nella quarta, perché poi è stato un episodio che ci ha fatto piangere, perché nel senso stavamo vivendo e pensavamo che quel personaggio al quale ci avevamo tanto legati, perché comunque Doug Jones è riuscito, vedi, anche questo tu dici, quello che. Il lavoro ben fatto viene fuori se hai una maschera o se sei o la voce. Quindi stavamo piangendo la morte di Saru, quando invece poi non è stato, è morto, così, sì. Ed è nato un nuovo Saru. E l'abbiamo visto, e questo è questo magari che ci preme chiederti, Saru in quel momento ha cambiato atteggiamento anche nei confronti del capitano. C'è stato un momento che andava anche in maniera aggressiva di fronte al capitano Pike, quindi lui è totalmente cambiato. Hai anche tu fatto un cambiamento, un'evoluzione? Hai dovuto pensarlo o hai semplicemente... Dobbiamo fare presente come funziona il doppiaggio. Perfetto. Io entro nella sala di doppiaggio, parte l'anello, lo visiono in lingua originale. Okay. Dopodiché chiedo la muta, metto l'occhio sul leggio e leggo le battute per la prima volta già facendo la prova muta, dopo aver visto ovviamente la prova sonora. Uh-huh. Senza averci provato sopra. Okay. La terza volta che passa l'anello incidiamo, quindi io sapevo tutto questo, ma stavo appresso a lui. Perfetto. Questa io è non devo creare, io non ho bisogno quando vado al doppiaggio di fare prove, c'è chi mi dice ma fate le prove a tavolino, no, c'è lui, c'è una guida che è perfetta, c'è una guida davanti che sulla quale devo stare, quindi non ho bisogno di scavare più di tanto. Se c'è bisogno di trovare delle situazioni, delle particolari espressioni più di cuore, più di testa, eccetera eccetera, è il direttore che me lo chiede. Perfetto. Questo, guarda, per arrivare alla conclusione del nostro della nostra piacevolissima chiacchierata, sei in lavorazione, non so se lo sai, spero di sì, è una nuova serie di Star Trek dedicata a Picard. Io provo a chiedertelo, c'è per caso un tuo coinvolgimento anche? No, ma penso che non sarà possibile. No. Ma già su questa io ho detto, ma siete sicuri? Ma siete veramente sicuri? Cioè, tu dici perché per... Allora, se è arrivato Spock, metti che fosse arrivato, erano due produzioni diverse, complicato. Mm-hmm. Fosse arrivato Zachary Quinto, che succedeva? Infatti, certo, è poi una domanda che ci stiamo ponendo un po'. Che allora nei film lo faccio io e nel telefilm lo fa un altro. Giustamente. Cioè, comunque, credo che la mia avventura di Star Trek, poi può succedere di tutto, lo dicevo già prima, però credo che dopo aver fatto il film, dopo aver fatto questa serie, a meno che non arriva un personaggio che posso caratterizzare molto, certo, ripeto, è una saga che mi piace molto, quindi perché non continuare a farla? Perché ne ho fatte tante, quindi... Può essere che magari mi chiamerà qualcuno per fare qualche cosa, magari un personaggio di puntata. Non credo di poter fare un altro protagonista all'interno di Star Trek. Ok, però ci farà, anche fosse un personaggio non tra i protagonisti, ma sentire le voci ci farà sicuramente piacere. Grazie, e soprattutto farà piacere anche a me. Le ultime considerazioni sono sulla saga di Star Trek, che comunque va al di là di quella che è una saga fantascientifica, perché scava nel profondo di desideri e auspici umani nei confronti del futuro. Questa è una chiave che ha praticamente creato il fandom che oggi è, con milioni di fan. Gene Roddenberry ha dato vita, è stato un illuminato, perché comunque ha visto nel futuro anche, perché
Diciamo che poi si stava interrompendo il franchising, ci sono stati tantissimi anni di buco riguardo Star Trek. Il prodotto di Abrams ha scatenato le ire nei fan, quelli più puristi, perché no, ma io su questo spendo anche una voce a favore. Abrams ha riportato in vita un franchising. Era impossibile portare avanti uno Star Trek con gli stereotipi degli anni 60, ma anche 90 di Star Trek. Secondo me l'hanno attualizzato, e poi forse a noi piacerà un pochino di meno, ma neanche tanto. A me piace molto, a me piace molto che ci sia la computer grafica, che non ci siano più i cartonati, che non ci sia più il semplice scontro. C'è la puntata, c'è il cattivo, interagisco, poi magari c'è una cosa piccola al latere, una storietta d'amore piccola al latere, o Shatner completamente a torso nudo, e poi si ricomincia di nuovo ed siamo tutti quanti. Quello con la maglia rossa muore, era un po' classica Star Trek. Bravissimo. Mentre adesso è diverso, secondo me è fatto meglio, è un reboot, sono altri film. Chi vede adesso non sono soltanto i quarantenni e i cinquantenni, ma ci sono anche i ventenni che hanno la possibilità di apprezzare un film per come vanno al cinema e per quello che vogliono vedere adesso. Assolutamente sì. Alessio, io ti ringrazio per questa piacevolissima intervista. Ricordiamo quali sono le tue puntate, quali sono i tuoi programmi. Qua dietro Radio Cigliano, radio completamente autoprodotta, fatta da me perché mi piace farla e perché sono autocelebrativo. E in tutto questo abbiamo due dirette, una che sta per andare in onda e quindi stringiamo, di sabato pomeriggio alle 15 con degli ospiti musicali che vengono qui, cantano live e si divertono insieme a me e Alessandro Bianconi e a Tiziana Guida. Siamo i conduttori della trasmissione, si chiama Se prima eravamo in due. Il giovedì sera alle 21 va in onda Dopo cena con, ci sono ospiti pressoché del doppiaggio, quasi sempre ci divertiamo a parlare di doppiaggio insieme a voi che ci fate domande, ma anche a stare un po' semplicemente insieme con un po' di musica che gira intorno, per passare 2-3 ore di piacevolmente insieme. Quindi se volete scaricatevi l'app Radio Cigliano per ascoltare la radio, ma le trasmissioni sono anche tutte in video, pagina Facebook Radio Cigliano, canale YouTube Radio Cigliano, Instagram Radio Cigliano, e ci trovate lì, venite e ricordatevi sempre che se vi piace quello che vedete, un like per noi corrisponde ad un applauso. Assolutamente sì, complimenti, grazie Alessio, e in bocca al lupo per le tue attività presenti. Grazie. Future. Ciao ragazzi. Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.